stasera preparatevi donne, perché faremo un esperimento. Sarà cabaret di coppia. Perché io ho provato a parlare di quasi tutto, ma la gente non interessava. D'altronde io non ho un pisello. Quindi parleremo del mio ragazzo, Nicolò, che qui stasera. Nicolò, alzati! Alzati per farti riconoscere. Ecco, è anche lui che ha un pisello, già gli applausi si sentono di più. Dovete sapere che Nicolò è il campione nazionale italiano di kayak. Facciamogli un applauso! Allora, Nicolò passa le giornate a dirmi che la sua canoa è come una grande canovagina. Giusto, Nicolò? Avete capito bene, donne? Una canovagina. E lui dice: Francesca, la tua canovagina è uguale, solamente che è più stretta. Io preferisco quella grande perché è un mezzo di trasporto, mi porta da qualche parte, in mezzo alla natura. La tua è un po' noiosa, giusto Nicolò? Giusto. Ecco, avete anche voi questo problema? Qualche fidanzato canoista? No, niente? Nessun fidanzato sportivo stasera? Ecco, beate voi. Ecco, però io mi sento anche fortunata, sinceramente, perché i miei ex mi tradivano con tutte le canovagine strette. Lui invece, Nicolò, vero? Una. Cioè, quella è una e poi basta. Ecco, e dovete sapere che ultimamente sono andata in crisi esistenziale, perché io dicevo sempre la canoa. In realtà ho scoperto che lui va più in kayak. Sapete qual è la differenza tra canoa e kayak? Qualcuno lo sa? Tu lo sai? Ecco, che il kayak ha il buco più stretto. E indovinate cosa preferisce Nicolò? Il kayak. Ecco, il buco più stretto. E c'è qualche speranza anche per me. Allora, voi dovete sapere che nel 2014 io ho telefonato a Nicolò, perché eravamo già amici da tempo, e gli ho chiesto: vuoi diventare il mio ragazzo? E lui: sì. Vado in canoa. Vado a fare un giro in canoa, no? Allora, nel 2015 l'ho richiamato e gli ho detto: guarda Nicolò, è finita, ma seriamente, cioè è finita per sempre. E lui mi ha risposto: vado a fare un giro in canoa. Sì. Esatto, con questa, cioè era così triste, come lo vedete, era disperato, no? Ecco, allora nel 2020, voi sapete tutti, è arrivato il lockdown, disperazione, tutti a casa. Allora l'ho chiamato e gli ho detto: guarda Nicolò, cioè ho sbagliato. E lui mi ha detto: ok, torniamo insieme. Esatto, che non era così facile, perché all'epoca c'erano i droni che seguivano i runner in spiaggia. Allora, topolo di Rienza, cosa mi dirà Nicolò nel 2025? Quando lo ballerò? Vado a dormire in canoa. Yeah, esatto! Allora, dovete sapere appunto, Nicolò, quando io faccio l'amore con Nicolò, lui indossa sempre questa maglietta. Mostrala. Ecco, cosa c'è scritto? Leggete. Ecco, cioè volontario. Cioè, quindi tu, Nicolò, fai l'amore con me perché sei un volontario o perché ti piace? Perché mi piace. Mi ha sorpreso, qua mi ha spiazzato, devo dire la verità. Ma cos'è? Devo dire che è volontario, poi, mi ricordo. L'altro giorno, no, è tutto spontaneo. Allora, l'altro giorno gli faccio: Nicolò, ti sei mai innamorato di una donna brutta? E lui: sì, di te. È stato terribile, perché dovete sapere che la sua ex è realmente una campionessa di canoa strafiga, cercatela su Facebook, è reale. Allora l'altro giorno Nicolò finalmente mi ha fatto un complimento e mi ha detto: Francesca, che buon profumo. E io: grazie Nicolò. E lui: è buono il profumo della nuova carta igienica. Cioè, io avevo comprato la carta igienica e lui stava parlando della carta igienica, è serio? Allora io, prendere un po' di pepe nell'aria, gli ho detto: Nicolò, che begli occhi azzurri che hai. E lui: i miei occhi sono verdi. Mi ha detto: i miei occhi sono verdi, ma chi se ne frega, cioè. E poi tra l'altro, cioè veramente, qualche donna è disposta a toccare la mano di Nicolò? Veramente è un'esperienza, signora, può toccarmi la mano? Com'è? Fatti toccare, tesoro. Com'è? È dura, è piena di calli, è dura. Ecco, quella è l'unica cosa dura che è rimasta. Ecco, e dovete sapere che Nicolò ha anche un nuovo hobby, che è andare al karaoke. E indovinate che canzone canta? I'm a Barbie girl in a Barbie world. Perché non l'avete visto, ma anche i capelli lunghi, biondi, no? Lui pensa di essere la Barbie in
questo mondo perfetto in cui io lo mantengo e sono Ken. Ecco, e la seconda canzone è Fisico bestiale. Esatto, esatto, esattamente. E, cioè, il problema tra me e il mio ragazzo è questa, che io, cioè lui va in palestra e quindi pensa a fare così, no? Io penso a fare così. Ecco, quindi abbiamo praticamente una differenza di priorità. Tra l'altro, cioè, l'altro giorno mi dicevano, no? Perché lui solleva fino a 200 kg, ok? E dopo i 200 kg si sente come la febbre. E mi dicevano, ma non vorresti che smettesse di sollevare questi chili? E io ho detto, no, col cavolo, se inizia a rendersi conto e comincia a tradirmi, preferisco tenerlo sedato con i chili. Ecco, dovete sapere che l'altro giorno siamo andati dall'estetista, ok? E abbiamo fatto un preventivo per installargli una sopracciglia alla Frida Kahlo. Cosa ne pensate? Fantastico. Ecco, ora vorrei che indovinaste qual è la parte più sexy di Nicolò. È l'ascella. Guardate che ascella incredibile che ha. Nicolò, mostra l'ascella. Ecco qui. E chiudo dicendo che vi consiglio di farvi crescere i peli sotto le ascelle, perché non è giusto che un uomo nel 2024 può partecipare alle Olimpiadi femminili. Vero che vuoi partecipare? Sì, sì. E che numero hai di piede? 45. Ecco, appunto, ecco. E poi andare in un carcere femminile. Invece se una donna ha i peli sotto le ascelle fa ancora schifo. Grazie!